Ciao ragazzi! Oggi siamo sulle Odle per salire in cima al Sastre Gais, che è la vetta più alta del gruppo. Per salire compierò un percorso ad anello dal senso antiorario, ovvero risalirò il vallone, quello lì, imboccherò la via ferrata che sale sul versante est della montagna per raggiungere la cima e poi scenderò lungo il versante a sud con un'altra via ferrata fino a chiudere l'anello. Ora io compierò questo percorso in senso antiorario, però chiarisco, non c'è nessun obbligo da questo punto di vista, nel senso che molti invece preferiscono compierlo in senso orario. Ho scelto di compierlo in senso antiorario unicamente perché pare sia quello consigliato. Vedremo in effetti se lo è sul serio. Comunque ora cominciamo e come sempre vi farò vedere tratto per tratto. Il nostro punto di partenza è il Plan Chautier. Vi ricordate come l'abbiamo raggiunto? Siamo saliti in cabinovia da Santa Cristina al Kornreiser. Abbiamo quindi imboccato il sentiero numero 4 per raggiungere il rifugio Firenze e da qui abbiamo preso il sentiero numero 13 per risalire i pendii erbosi dell'Alpe di Cisles fino a raggiungere un bivio. Ragazzi, allora sono arrivato al bivio del percorso d'anello. Ora io lo prenderò a destra, quindi per fare il giro in senso antiorario e risalire fino alla cima tramite la via ferrata a destra. Ecco, questo è il vallone da risalire. In parte in realtà è ancora erboso, molto bello. Si comincia a vedere anche le pareti, probabilmente di salita. E avanti. Ecco, scollinata la parte più erbosa, ora c'è il vero e proprio canalone, il vallone detritico da risalire. Lo scenario salendo dal vallone è meraviglioso. Ci stiamo avvicinando all'attacco, ma lì penso si scollini, poi si salirà di là. Per il resto splendide queste formazioni rocciose, davvero affascinanti. E panorama incredibile. Ecco, quasi terminato la parte detritica, ora c'è qualche camminatina su roccia e poi si andrà verso l'attacco della ferrata, che probabilmente da qualche parte là. Wow! E il Sastre Gais è lassù. Ragazzi, allora ho finito la salita sul Ghiaione, ma una salita abbastanza normale come vallone dolomitico, come Ghiaione. Non ho trovato difficoltà particolari, punti esposti, passaggi su roccia o punti veramente franosi. Ora sono arrivato a una parte di roccette per avvicinarmi alla parte attrezzata. Allora, le prime sono roccette un po' così da arrampicare su questa traccia segnata, c'è qualche bollino rosso, bisogna prestare un pochino di attenzione, è un'arrampicata facile ma comunque dell'attenzione va posta, anche perché un pochino esposta lo è. Scenario di salita è spettacolare. Ora la traccia continua più in forma di sentiero, si affrontano delle roccette qua e là,
Ecco, dopo una parte di prime roccette e in parte detritica, ora si continua su roccette per raggiungere la parte attrezzata. È un'arrampicata facile, comunque un primo grado con alcuni detriti sopra. Ma è un'arrampicata divertente, ovviamente da prestare un po' di attenzione. Allora ragazzi, all'inizio i bollini sono, ci sono e non ci sono, queste roccette sono ovviamente un pochino esposte, vanno affrontate con un po' di cautela, gli appigli sono sicuri ma comunque è un'arrampicata facile, eh sì, bollino là, poi si va avanti di là. Ah, ecco il primo tratto attrezzato. Sì. Eccoci qua. Inizio abbastanza leggero. Questo canale roccioso, molto bello. Cavo un po' lasco, ma insomma difficoltà molto elementari. Che bello, tracciato godibilissimo, devo dire, seppure molto battuto, spigoli comunque ancora molto vivi. Ecco, prima interruzione del cavo, si procede seguendo i bollini, ma più che una disarrampicata diciamo che è un sentiero esposto con qualche saltino di rocce da affrontare. Piccola placchetta da fare un po' attenzione. Ed eccoci nuovamente al cavo. Ma diciamo che questa prima parte ha dei passaggi, dei traversi tipo questo, che sono chiaramente esposti, c'è un bel salto, non hanno cavo, richiedono passo sicuro ma anche capacità di mini disarrampicate talvolta e comunque sapersi pigliare sulla parete per riagganciarsi al cavo. E ora ci sono delle staffe che consentono di salire un tratto più ripido. Wow, splendido!
persone impegnate nei tratti non attrezzati chiaramente hanno esposizione e chiedono cautela. Ma ci sono dei pioli anche che vanno su un po' in diagonale, ricorda un po' la scala del minighelmo, insomma. Diciamo che è piuttosto, tutto è piuttosto confortevole, abbastanza ben equipaggiato. Sul muretto con le staffe pensavo fosse un pochino più faticosa, in realtà le staffe rendono l'inclinazione molto digeribile, non ci sono praticamente, non ci sono passaggi atletici praticamente, è tutto, talvolta tende un pochino al verticale, ma è abbastanza agevole. Certo, premesso che non si abbiano, ovviamente non bisogna soffrire di vertigini, bisogna avere un minimo di confidenza col tipo di progressione. L'attrezzatura su questa parte a est, devo dire, è in ottimo stato. Finora il trefalo è grosso, ma è abbastanza discretamente teso, non è sfilacciato. Splendide le viste anche sulla furchetta e sulle vallate circostanti. Wow! Dunque sono arrivato sul famoso passaggio un po' volante, nel senso che da quello che si legge magari bambini o persone non molto alte possono avere qualche problema a effettuare un po' un collegamento. Io sono quasi una 90, ci provo, diciamo che la mia apertura di gambe mi consente di farlo abbastanza agevolmente. Però in effetti una persona più bassa potrebbe, vista la tensione del cavo, avere qualche difficoltà. Ora andiamo su. Cavo termina nuovamente, ricomincerà, quindi slegati solo per pochissimi metri, ma anche molto tranquilli. E riprende su questo canalino. Ecco, altre persone impegnate nel passaggetto volante un po'. Splendida la furchetta e tutto il paesaggio. Nuovo tratto scollegati. C'è dell'esposizione, ma comunque il cavo riprenderà. Dunque, per raggiungere il nuovo tratto attrezzato c'è qua una porzione di sentiero molto friabile, poi si risalirà questo canalino. Sono tutte arrampicatine abbastanza semplici, ma ci sono massi e ci sono persone che salgono, bisogna stare attenti a non scaricarli di giù, ovviamente, e anche ovviamente stare attenti all'esposizione, che comunque persiste. Allora, quasi raggiunto, ecco qua, nuovamente al cavo.
Ecco, questo è il tratto da fare scollegati, un po' friabile, tipo canalino, e poi il cavo riprende. Ma questi tratti hanno un'inclinazione che non è mai aspra, devo dire, sempre molto godibile, mai atletica. Inoltre appoggi a pigli ce ne sono in abbondanza. Altro termine del cavo e si comincia a vedere la croce di vetta. Dunque, dopo quest'ultima parte attrezzata, che non è neanche delle più ripide, cavo talvolta intermittente ma comunque in buone condizioni, cavo termina qui e ora si ha quello che penso sia una traversatina di cresta fino ad arrivare alla croce che si intravede là dietro, diciamo tra roccette e detriti. Vediamo com'è questa traversatina, questa salita finale. Chiaramente va fatta attenzione sia ai passaggi sia ai bollini che ci sono, che li vedo. Vediamo. Ma l'inizio è ben camminabile. Un piccolo canalino. Sì. Sentiere qua. Wow, bellissimo. Caspita. Il sentiero che dopo l'ultimo tratto attrezzato conduce alla vetta è esposto, ma caspita, è meraviglioso. Continuiamo. Ragazzi, anche qui porzioni di traversatine esposte ce ne sono, quindi sempre massima prudenza, massima accortezza. E su, proviamo a seguire bollini omini che sembrano esserci in abbondanza. Questa parte finale è praticamente tutta un'arrampicatina. Divertente. Ecco la traiettoria verso la vetta. Non attrezzata, e poi dalla vetta, ma immagino che dove c'è quel cavo, quelle persone, sia la discesa per il versante sud. Molto belli questi passaggi, con dell'esposizione, ma bellissimi. Lì c'è ancora un ultimo tratto attrezzato prima della croce. Oh, lo stesso, non ho fretta, non so, vabbè, se vuoi, insomma. Vuole sposarsi, No, no, volentieri. Bene, buona giornata, intanto, ci vedremo fra qualche metro, penso. Nuovamente
concavo, ultimi metri. Ecco, prima della croce ci sono ancora alcuni metri assicurati e poi si uscirà. Ci siamo quasi. Ed ecco l'uscita. Ecco, questa è la cima del Sassari Gais, lì è dove ricomincia il cavo per scendere sul versante sud. Allora, cominciamo di nuovo il tratto attrezzato, la discesa sul versante sud. Il tratto comincia con questo traverso abbastanza divertente. Ecco, il tratto di cresta attrezzata è già terminato per il momento. E ora si procede con attenzione un po'. Ah, ecco qua il tratto ricomincia. Ma allora, questa discesa sul lato sud comincia molto tranquillamente. Adesso vedo che si fa un po' più ripida. Sarà da disarrampicare un pochino, sempre con cavo per il momento. E vediamo. E ora altra traversatina di cresta. Il cavo riprende. Ecco ragazzi, il percorso di discesa lungo il versante sud alterna tratti in cresta attrezzati, altre traversate di cresta non attrezzate per il momento, e poi continua, questa è la discesa sul lato sud, con un percorso attrezzato un po' a zig zag su questo crinale. Allora ragazzi, dove c'è il cavo ovviamente la discesa è molto spedita e la difficoltà non è mai sostenuta. Poi vedremo. Attenzione alle terminazioni qua, perché sebbene con un po' di scotch sono scoperte. Un traverso, un trattino di sentiero senza cavo, e il cavo riprende lì. Su questi tratti di sentiero, per esempio, questo non è difficile in sé, solo che richiede un po' di passo sicuro ovviamente. E giù di nuovo. Ragazzi, come vedete, questa è una calata continua.
Dunque, tutta questa prima parte di discesa è davvero molto ben attrezzata. C'è qualche piccolo stacco di cavo, ma poca cosa, qualche piccola parte esposta non assicurata, ma veramente è una vera e propria ferrata finora. Ora vediamo. Ecco qui, nuovo sentierino esposto di trasferimento. E qua c'è di nuovo il cavo. Ma questi tratti di cavo sono utilissimi, sono a spezzoni, velocizzano la discesa, la rendono più sicura. Adesso vedremo come sarà quando termineranno. Ecco, adesso si costeggia tutto questo lato friabile, poi esposto, non assicurato. I bollini sono presenti, occorre chiaramente tenerli sott'occhio. Qua continua lì. Di tratti attrezzati dovrebbero essercene ancora, o almeno uno, da quanto appreso. Ora vediamo. Bene, il sentiero procede su per di là. Si sarebbe tentati quasi di scendere, ma non è il caso. Ragazzi, la discesa è molto detritica. Finora, dopo i vari tratti che avete visto, alcuni dei quali attrezzati, ora sono in questa specie di ripida successione di tornantini rocciosi con brevi passaggi di roccia, insomma va un po' ragionata, però sì, finora abbastanza percorribile, diciamo, insomma tipico terreno dolomitico, ecco, di questo tipo. Ma comincia qualche tratto con brevi disarrampicate. Questo probabilmente sul primo superiore, ma parliamo di 2 metri, finora. Ora vediamo. Più che altro qui è molto scosceso e detritico, quindi può essere più che altro quello il fattore da considerare. I bollini sono presenti, ma fino a qui devo dire le parti dove viene da disarrampicare vero e proprio con fronte a monte, ma sono stati solo pochi passaggi finora, devo dire. Però vediamo. Dunque, dopo i vari tratti attrezzati si scende su questo versante qua, che seppure appaia molto roccioso, è decisamente detritico, anche un po' franoso se vogliamo, però comunque affrontabile. Ci sono dei bollini che aiutano anche a trovare un percorso ragionevole. Finora non ho dovuto neanche arrampicare molto. Vediamo più sotto, lì vedo la gente ormai arrivata al sentiero vero e proprio. Vediamo da qui a lì come sarà. Ok, si passa di là. Diciamo che qua i passaggi sono un po' discutibili, nel senso che si può passare un po' in vari punti, ecco. Il sentiero procede per tornantini ben marcati, alla fine la ripidezza c'è, è scosceso, un po' franoso, però ma sì, il più del tempo si cammina. Ogni tanto, almeno io ogni tanto appoggio la mano qua e là, ma veramente più che altro per l'equilibrio, dare un po' di supporto magari. Però vediamo più avanti. Ecco, piccolo passaggio in costa, però diciamo su pendio, neanche esposto.
Dunque ragazzi, sono arrivato a una specie di bivio, c'è probabilmente una scorciatoia che scende con una traccia qua. Io continuerò adesso dritto per quella traccia che costeggia un po' di più. Potrebbero esserci degli altri tratti attrezzati, vediamo. Allora, riassumendo, si viene giù da lì, c'è chiaramente la possibilità di scendere direttamente il vallone, come vedete c'è anche qualcuno che sta, ecco, risalendolo, c'è chi cammina sotto lì. Io invece ho optato per questa variante che continua, in realtà sulle mappe viene segnata ancora con alcune crocette, quindi non so se c'è qualche tratto attrezzato, ora proviamo a vedere. Allora, qualche passaggetto anche qui, buoni appigli, ma sempre attenzione perché c'è un certo livello di friabilità. Ok, ci si riporta sul sentiero lì e qua siamo nuovamente su questo traverso che continua con alcuni passaggi un po' friabili ed esposti. Ah, ecco, allora, superato questa parte in costa, si arriva a questo specie di canale con la torre di detriti e lì c'è un'altra parte attrezzata per riprendere il sentiero. Qui non c'è ancora il cavo, quindi occorrerà raggiungere il canale, ma più o meno allo stesso modo, diciamo, attraversando come si è fatto fino a qua, e poi da lì, ma traversatina finora molto bella e piacevole. Chiaramente la cautela su un terreno comunque detritico è d'obbligo. Allora, riconnesso al cavo, c'è anche qualche piolo per facilitare un po' la progressione, ma sì, ecco, questo cavo butta leggermente in fuori, però sì, molto breve e non molto. Superato questo si arriva qua, che bello anche qua, wow. Ancora un po' di salita. Allora, qua il cavo termina nuovamente, con il sentiero c'è dell'esposizione, poi vedremo. Allora, qui chiaramente pasto sicuro ed obbligo. Sicuro non vuol dire corsa, vuol dire sì, non titubare in punti critici, andare a sapere dove mettere i piedi, ma un po' quasi in trincea. Ma questo traverso è davvero incantevole, peccato qualche nube adesso, un po' di vento, ma è splendido. Ovviamente è esposto, non è assicurato, richiede cautela, attenzione, come sempre. Lì c'è un omino, si continua là. Questo è un percorso prevalentemente non assicurato, quindi per chi non se la sentisse ovviamente è meglio uscire prima. Dunque ragazzi, questa variante che ho preso ha moltissimi passaggi esposti in termini di sentiero e poi ha una discesa molto scoscesa dove occorrerà disarrampicare su roccette e detriti. Adesso vediamo.
ma qui un po' di disarrampicata c'è, in effetti è un canalino, gli appigli sono vivi, ma comunque più che altro sono abbastanza aguzzi, per cui da stare attenti a non farsi male le ginocchia. Ok, sì, bisogna arrivare fin là, ok. Allora, ma quello sì, era un canalino da disarrampicare con molti bollini. Ora vediamo qua sotto. L'acqua è insidiosa, perché è liscia e c'è del ghiaino e c'è un salto. Dunque ragazzi, sono arrivato a un'altra sezione attrezzata, quindi ho fatto bene a tenere in brago un po' tutto. E niente, qua si scende, diciamo, la difficoltà non è minore, anzi un po' maggiore, ma si scende comodamente, assicurati. Il cavo appare in forma un pochino meno smagliante di quello che scende nel primo tratto, probabilmente questo è un tratto meno percorso, però dai, un po' di aderenza e giù. Continua una parte piuttosto ripida, attrezzata, ancora giù di là, ma a un certo punto si dovrà collegare quel sentierino lì, qualche trefolo leggermente rovinato. Dunque questa parte attrezzata è abbastanza divertente, perché anche discretamente magari un po' impegnativa, sì, perché scende con questa gola completamente per poi risalire di là, lì si vede il cavo, e riprendere quel sentierino lì. Poi lì pare ci sia un altro tratto attrezzato, per cui ci sono dei saliscendi, ma molto bello davvero. Qui c'è praticamente la discesa e la risalita, questa forcella bellissima, forcella estremamente panoramica delle Odle, fantastica. La ferrata non è qua, non è attrezzata male, sicuramente il cavo sembra essere un pochino più arrugginito, un pochino più datato di quello sulla parte che scende dalla prima parte, ecco, che è molto spesso e a volte anche più teso. Comunque fin qua, quantomeno nelle parti più critiche, tutta assicurata. Diciamo che non prendendo la scorciatoia, l'itinerario anche adesso di discesa con questo tratto qua è bellissimo, certamente, però si allunga, quindi il cavo finisce là, c'è una staffa, chiaramente finisce in posizione abbastanza grottesca, e vabbè, diciamo non la migliore delle posizioni, poteva esserci un altro metro, vabbè. Una forcella detritica di qua, un'altra di qua, o meglio, questa è la forcella, due canali, e ora su. Ragazzi, ricordo che questo tratto non è d'obbligo per chi volesse scendere dal versante sud, cioè è una variante. C'è anche la diretta che scende nuovamente al Corrise, al bivio di prima, dove c'era la giga. Un altro salto, un altro tratto attrezzato, corda un po' lasca, ma vabbè, dai. Dunque ragazzi, quel tratto di cavo potrebbe essere forse l'ultimo. Adesso c'è il sentiero che scende sempre bello ripido e detritico con i bollini, ma vediamo se da sotto c'è qualche altro saltino, ma insomma fino a qua sembra
quasi concluso, solo che ovviamente la pendenza richiederà la massima attenzione. Allora, questo è il tipo di discesa del sentiero. Il sentiero sta sulla destra, ma si è detritico, un po' franoso, però sembra approcciabile. Dunque ragazzi, questo qui è sentiero, è detritico. Questo non esclude che in alcuni passaggi si debba disarrampicare un pochino, alcuni passaggi ci sono, però non, diciamo, sono brevi, a mio avviso abbastanza semplici, però i bollini sono anche molto frequenti, quindi guidano su dove andare. L'unica cosa è che bisogna avere confidenza un po' con questi, questi sono i Dolomiti, un canalino tutto di ghiaia, di pietre, massi, friabili, mobili, per cui nulla è completamente affidabile, ma quasi tutto è tagliente, per cui attenzione. Oh, un altro gran bel punto, si deriva probabilmente a quella, un'altra forcellina. Wow, che guglia, caspita. Ragazzi, lo scenario di questa variante sul ritorno, ammesso che sia una variante, ma immagino se no sia la ferrata originaria, comunque è splendida. Ora risalgo per la forcellina, bisogna stare attenti, è comunque molto friabile, in continua esposizione, ma insomma. Ragazzi, questa discesa è un capolavoro della natura, anche la salita, devo dire. Ecco, sono arrivato a Forcella de Mesdi. Ora, fatto questo tornantino, ci si avvia per l'ultimo ramo di discesa, ma in uno scenario veramente pazzesco. E ora giù. Ecco, appare chiaro che da qui in poi ci saranno una serie di infinite di serpentine, di tornantini per ricondurci al bivio dove ci siamo lasciati stamattina. Ragazzi, sono nuovamente al bivio di questa mattina. Questa mattina l'avevo preso a destra per iniziare la salita sul lato est. Ora sono sceso invece dalla forcella de Mesdi e da questo canalone e mi ritrovo nuovamente al punto. Quindi ho completato l'anello. Ora continuerò in direzione della stazione a monte della cabinovia del Colriser e da lì farò un velocissimo punto sull'itinerario. Ragazzi, allora, ho completato il giro d'anello, sono sceso dal Sassregais, sono ritornato alla stazione a monte della cabinovia del Colriser. Dunque non ho molto da aggiungere a quanto già detto durante l'itinerario, unicamente due cose. La prima è un discorso che, come avete visto, non sono ferrate di tipo tradizionale, quindi molto attrezzate e in ogni parte, ma come avete visto è più che altro un sentiero alpinistico che ha molti tratti attrezzati, ma anche molti tratti non attrezzati, dove bisogna affrontare brevi arrampicate, tratti in cengia, canalini friabili, in salita e in discesa, disarrampicate e quant'altro, per cui tenetene conto nel caso siate interessati. La seconda cosa è che io ho affrontato questo giro in senso antiorario, quindi salendo dal versante est e scendendo dal versante sud. Sono piuttosto contento di questa scelta, anche perché sono stato sempre al sole e questo mi ha dato la possibilità di avere dei versanti sempre molto illuminati con bellissimi colori e bellissimi contrasti. Dal punto di vista tecnico non ho trovato nessuna particolare discriminante che avrebbe invece suggerito di salire, per quanto mi riguarda, dal versante sud.
L'unica cosa, devo dire, che mentre la salita sul versante est avviene su una roccia piuttosto compatta, quasi sempre abbastanza compatta, salvo pochi casi, la discesa lungo il versante sud, soprattutto nella parte più bassa, avviene su di un fondo detritico, friabile, ripido, spesso un po' instabile. Per cui questo per alcuni sicuramente potrebbe essere una discriminante, ma in ogni caso il tipo di fondo e il tipo di contesti che si affrontano sono veramente tipici dolomitici. Bene, con questo è veramente tutto, speriamo che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto magari lasciate un commento, metteteci un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo siete già, e noi con questo vi diamo appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!